Vittoria convincente del Pineto che batte 2-0 il Rieti in inferiorità numerica per l'espulsione di Bertolo nella ripresa. Dopo un primo tempo a reti inviolate, Esposito e Mininkleri decidono la contesa nel secondo tempo. Conferma il 3-5-2 Pomante con Paoli arretrato a centrale difensivo e l'ex Mininkleri in campo dal primo minuto. Nelle fila dei reatini non c'è lo squalificato Cristian Esposito. Nel 4-3-1-2 di Battisti al suo posto Orchi. In avanti rientra Galvanio. Ed in avvio è proprio per l'attaccante Amaranto Celeste la prima occasione. Il numero 9 riceve palla dalle retrovie e in diagonale fa tremare l'incrocio dei pali. Brividi per il Pineto che risponde all'11esimo quando Romano scarica all'indietro per Minnozzi. Il fendente a incrociare però termina fuori. Al 32esimo il capitano del Rieti Tirelli rimane a terra per qualche minuto ed è costretto a lasciare il terreno di gioco in barella. Al suo posto entra Sadek. Tanta intensità da parte delle due squadre ma poche occasioni. Al 42esimo scambio tra esterni, traversone di Mastrippolito per Della Quercia sul secondo palo, il colpo di testa ma Saglietti c'è. Passano due minuti e il Pineto spreca una grandissima occasione, contropiede 4-3, Mininkleri si fa tutto il campo, allarga per Esposito che però da posizione defilata calcia fuori misura. In una gara tatticamente bloccata serve un episodio che arriva puntuale al minuto 46, contrasto in area tra Romano e Orchi con il difensore biancazzurro che resta a terra. Il direttore di gara indica il dischetto del calcio di rigore ma Mininkleri calcia debolmente e Saglietti può intuire e parare con l'aiuto del palo. Si va così a riposo sul parziale di 0-0. Nella ripresa il Pineto scende in campo determinato a fare la partita e al 10° trova la rete del meritato vantaggio con il capitano Francesco Esposito che raccoglie in area e piazza il tap-in vincente. Passano 9 minuti e sulle ali dell'entusiasmo i padroni di casa siglano anche il raddoppio con la girata vincente di Mininkleri che scavalca Saglietti e si fa perdonare l'errore dal dischetto firmando il più classico dei gol dell'ex. I reatini accusano il colpo e rischiano la rete del definitivo KO al 19esimo. Esposito lancia Minnozzi ma il filtrante è leggermente lungo e Saglietti si salva. Al 29esimo l'episodio che potrebbe riaprire la partita. Contatto a centrocampo tra il neo entrato Ciarcelluti ed Orchi. Si accende un parapiglia e a farne le spese è Bertolo, reo di aver rifilato una spallata a un avversario. Rosso diretto per il direttore di gara e Pineto in inferiorità nell'ultimo quarto d'ora. Pomante ridisegna la squadra lasciando in avanti il solo Ciarcelluti e facendo entrare Salvatori per Minnozzi e Baldinini per Mininkleri. Inevitabilmente nel finale i biancazzurri subiscono il ritorno del Rieti. Al 48esimo la conclusione da fuori di D'Alessandris è centrale, Mercorelli disinnesca in due tempi, mentre al 49esimo è lo stesso Prandelli a negare involontariamente ai reatini la gioia del gol della bandiera. Il Pineto trova così meritatamente 3 punti importanti e accorcia in classifica proprio nei confronti dei laziali che subiscono la seconda sconfitta nelle ultime 4 gare. I biancazzurri saranno chiamati a tornare subito in campo mercoledì in casa per la sfida contro il Matese. Oggi è stata la migliore partita da quando sono qui e soprattutto il primo tempo abbiamo fatto una grande partita, siamo stati bravi ad attaccare sia da entrambe le parti, siamo stati bravi a far girare la palla velocemente da una parte o dall'altra. E sempre lo stesso rammarico, quello di mercoledì discorso, perché dopo un primo tempo del genere parte il rigore sbagliato che ci può stare, non può finire il primo tempo 0-0 perché poi siccome affrontava una squadra organizzata, una squadra forte, ci poteva mettere in difficoltà. Poi il secondo tempo siamo ripartiti alla grande, siamo andati in vantaggio, siamo stati bravi anche a raddoppiare. È normale poi una volta che c'è stata l'espulsione, un po' di sofferenza, ci sta. Però c'è anche da dire che occasioni da parte del Rieti non ce ne sono state tante. Oggi penso che abbiamo dimostrato la nostra forza e la vittoria è strameritata. Mercoledì si giocherà di nuovo in casa con il Matese, che anche in questo caso ti chiedo che squadra ti aspetti, una squadra Una squadra che ultimamente sta facendo benissimo, non so da quante partite che non perde, oggi ha pareggiato con Notaresco, mi ha detto che vinceva fino all'ultimo minuto e Notaresco ha pareggiato alla fine. È una squadra forte, una squadra che sta
sta facendo molto bene e come quella di oggi si aspetterà una partita difficile. Prendiamo spesso gol su calcio, su calci piazzati. E pur lavorandoci durante la settimana dovremmo lavorare ancora di più probabilmente. Però ai ragazzi non posso rimproverare nulla sul fatto della prestazione, l'hanno fatta, pur sapendo che abbiamo affrontato, secondo me, una delle squadre forse più attrezzate del campionato. È vero che la classifica non parla così, ma a livello di giocatori il Pinedo, secondo me, è una delle formazioni, insomma, che poteva lottare per poter vincere questo campionato.